Proviamoci perché non sono riuscito a usare il microfono, grazie. Ciao Paolo Grossi, Gazzetta di Parma. Questa serie è positiva, bellissima, una media a 2 punti a partita. Secondo te a che cosa va scritta tra proprio di alcune possibilità? Un progresso della squadra, il calendario, la fortuna, la concretezza, non so, fai tu le proporzioni. Ovviamente un po' di tutto, come l'anno scorso quando abbiamo cambiato allenatore, si vede che nella testa di ogni giocatore scatta poi qualcosa in più e forse viene più responsabilità anche per noi. L'anno scorso come abbiamo cambiato allenatore abbiamo fatto più di 8 risultati utili consecutivi, adesso siamo sulla stessa strada e forse, anche se non dovrebbe essere così, non bisognerebbe cambiare allenatore per trovare la continuità. E adesso siamo sulla strada giusta, però i conti si fanno alla fine, c'è ancora tante partite, insomma adesso il calendario fino adesso è stato anche favorevole a noi, adesso ci sono delle partite più impegnative, più difficili, più pericolose, quindi si può cambiare tutto o confermare quello che di buono stiamo facendo. Penso adesso comunque stiamo cercando di avere più identità di squadra, più punti di riferimento per noi, senza, sì, guardiamo gli avversari, però cerchiamo anche di credere in noi stessi, di costruire qualcosa di sempre più importante, però non è mai facile. Però adesso anche l'entusiasmo è ritornato. La classifica è buona, si può lavorare con più serenità, però sapete che da una settimana all'altra può cambiare tanti scenari. Come hai detto te, è stato un insieme di cose, forse la principale è il cambio di allenatore, e come è stato l'anno scorso e come è stato quest'anno fino adesso. Però, ripeto, non dovrebbe essere quella la caratteristica principale, perché sennò vuol dire che c'è qualche limite. Senti, a proposito di cambio di allenatore, la prima differenza che si è notata subito è nello schierare una difesa molto centrale. Ecco, voi nei momenti di difficoltà, come dicevate, tra di voi che quella non deve essere una soluzione, vi state trovando meglio, aiuta anche il fatto magari che da adesso in avanti c'era uno scarto come una riga della difesa, sicuramente magari qualcosa farà. Sì, noi fortunatamente abbiamo questi ultimi anni abbiamo giocato sia con la difesa 3 che con la difesa 4. Il modulo non dovrebbe cambiare più di tanto, sono i giocatori, la mentalità, le conoscenze, l'autostima, questo fa la differenza. Poi è normale che la difesa 3 ci sono qualche meccanismo diverso della difesa 4. L'anno scorso, l'ultima partita con la difesa 4, non abbiamo quasi mai subito gol. Adesso, come reparto difensivo, come stiamo contenendo molto bene, quindi non lo so, bisogna lavorare, adesso siamo sulla strada giusta, con Mariga sicuramente è un centrocampista che dà una bella mano a noi difensori, sia soprattutto sotto il profilo fisico e anche sul pallone di testa, è molto forte. Quindi adesso abbiamo trovato questo sistema qui, il mister però sa giocare anche con altri sistemi di gioco, poi di volta in volta magari potrebbe anche cambiare, sono decisioni sue, noi siamo molti giocatori abbastanza duttili e quindi cerchiamo di fare quello che il mister ci chiede di fare nel migliore dei modi. Adesso con la difesa 3 stiamo dando dei buoni frutti. Domenica uno degli avversari si chiama Mauri e un altro si chiama Jovetic. È una coppiata che insieme secondo me può far la vita. Ricordo un po' quella di Mauri Giubicco che ha fatto grande parte di finale stagione l'anno scorso, no? Con parola si può portare Jovetic come il più forte giocatore del campionato. A Mauri non siamo tre. Sì, io ho giocato insieme sia a Palermo che qui a Parma. E poi con la voglia che avrà di far bene. Sicuramente è un bel esame domenica contro la Fiorentina, che sono tutti e due giocatori formidabili,
quindi domenica si vedrà se la nostra difesa c'è veramente o invece diciamo è andata bene nelle partite precedenti, no? Fatti gli scherzi, penso che quando la squadra fa bene a livello difensivo, dopo ne gioca tutta la squadra, sia davanti che a centrocampo, quindi quando c'è solidità dietro, dai sicurezza, dai coraggio, e andare sempre più, cercare di stare nella parte campo degli avversari di là. Nei slot televisivi ferve il dibattito sul portiere, visto che Pavarini ha consolidato la sua posizione nonostante la guarigione di Mirante. Cosa cambia per voi difensori? Sono due ottimi portieri, per noi difensori non cambia niente, nel senso che se c'è Pavarini o Mirante sono stimati da tutto il gruppo e quindi ci danno la sicurezza sia uno che l'altro. Adesso sarà un compito non facile per l'allenatore scegliere chi giocherà, però fa parte del gioco. Il mister è solo vuole fare le scelte, quindi quelle che farà saranno rispettate e si va avanti. Posso dire che Mirante e Pavarini, tutti e due sono ottimi portieri. E tu sei un appassionato di calcio mercato, come abbiamo ricordato diverse volte, questo appellativo direttore sportivo in pectore o comunque del futuro. E come valuti le operazioni di mercato invernali? Non parlo solo del Parma, ma un po' anche in generale. Quest'anno non ho dato di bombe, sono un po' tolto, se no magari si creava qualche aspettativa o ci va un po' scalpore. Il mercato, le grandi si sono rafforzate poi tutte le parti, la Juve, Milan, mancato questo trasferimento di Tevez che sembrava il colpo di gennaio. Vedo che hanno un po' le squadre sistemate, la Fiorentina, abbiamo bisogno dell'attaccante, penso a Mauro, un po' tutte le squadre, dai. Dove hanno qualche lacuna si sono completati, il Parma, eravamo tanti giocatori, i giovani sono andati a giocare in prestito, quindi speriamo tornano più forti di prima. Abbiamo preso un attaccante giovane, un caro, che può essere buono per questo progetto Parma anche del futuro. Hanno, la società ha incassato denaro per Borini, quindi è stata un'operazione. Tutti sapevamo delle qualità di Borini, ma magari si dice per le casse della società è stata un'operazione intelligente. Basta, poi adesso è chiuso il mercato, quindi anche se i trasmissori ci sono sempre e ogni tanto le seguo, però fino a giugno, a fine campionato posso dare qualche minuto in più. Tu prima hai parlato di Amauri e Jovetic, però diciamo che tutta la Fiorentina è una squadra in ripresa, no? Se si dovesse giocare domenica, insomma, anche questo, che squadra vi aspettate? Adesso, come detto te, una squadra di ripresa, un saluto, quindi è una vittoria. Adesso un paio di mesi che lavorano questo nuovo allenatore, quindi sono capiti di più, adesso gli schemi vengono, hanno trovato anche il loro modulo di gioco, che loro gli dà dei vantaggi, quindi sarà una partita aperta, difficile per entrambe le squadre, quindi come pronostico difficile da dare perché siamo in ripresa tutte e due, speriamo si possa giocare. Non stiamo in salute, basta, penso che come abbiamo detto prima forse dobbiamo stare attenti più alla loro fase offensiva di quei giocatori.